Ciao amici. Ciao Paolo. Barbara, abbiamo fatto questo weekend una cosa diversa dal solito. Biciclette, siamo partiti da casa e seguendo un percorso un po' su strada, un po' su argine, siamo arrivati a Venezia. Da Venezia abbiamo preso il ferry boat e successivamente il traghetto e abbiamo fatto tutta l'isola del Lido e poi siamo arrivati all'isola di Pelestrina fermandoci a San Pietro in Volta, dove siamo stati ospiti di amici. Mangiata di pesce mega colossale, stupenda, una frittura, una pepata di cozze, una roba, risotto di seppie. Ecco, quindi se si va lì, ragazzi, si va a mangiare, perché lì fanno da mangiare benissimo in tutta l'isola di Pelestrina. E oggi ci siamo svegliati a San Pietro in Volta sotto un diluvio pazzesco, non piove da un sacco di tempo, oggi pioveva al mare. Abbiamo visitato il museo della navigazione, della pesca di San Pietro in Volta e anche questo andate, perché è veramente una visita che vale la pena. Di che, bicicletta, e siamo ripartiti. Abbiamo seguito un attimo tutta quanta la via dall'isola di Pelestrina fino ad arrivare a Chioggia. A Chioggia abbiamo imboccato ora il percorso ciclabile che si chiama Via del Sale, che collega Battaglia Terme con Chioggia. Noi stiamo facendo praticamente il senso inverso, arriveremo in località Pontelongo e poi gireremo verso la campagna, verso nostra casa. In totale in questi due giorni saranno circa 140 km, tutti fatti in bicicletta con qualche tragitto in traghetto. Bello, consigliato a tutti, perciò il nostro motto è sempre lo stesso: mollare mai, andiamo e vi facciamo vedere il nostro percorso. Let's go! Riuscivo a starti dietro.
col ferry boat abbiamo fatto tutto questo percorso qui, siamo scesi qui, con la bicicletta abbiamo fatto questo giro qui, siamo passati davanti al, come si chiama? Mostra del cinema. La mostra del cinema, del Lido. Siamo arrivati a Malamocco, Alberoni e siamo arrivati qui. Adesso prendiamo il ferry boat, traghetto, arriviamo a Santa Maria del Mare e poi arriveremo qua forse dove c'è San Pietro in Volta. Arrivati a San Pietro in Volta faremo un bel bagnetto, mangeremo stasera in compagnia con i Paparella, domani staremo con loro fino a una certa ora, poi prenderemo la bici e andremo fino a qui e qui prenderemo il traghetto che ci porterà a Chioggia e poi da Chioggia con Selve. Seri problemi a togliersele perché faceva tutto con le gambe e non, mentre in realtà ti muoti con le braccia, con le pinne ti muoti solo con le gambe. Ed ecco è il contrario. Per cui le navi a vapore, mentre prima a vela arrivare il giorno prima, il giorno dopo non cambiava niente, con le navi a vapore il tempo è denaro. E quindi non poteva fare tutta sta roba in mezzo alla secchi che aveva necessità di entrare nell'Italia. E quindi c'è stato questo il primo, dopo che ha fatto quello, dopo c'è andato qualcuno magari che ha fatto quello di Venezia, e ultimo nel 1932 il porto di Chioggia, che ha creato Sottomarina, con le dighe di Chioggia, Zenate. Infatti se osservate i muracci e le sottomarine in mezzo alle case. Perché che sono tanti, che sono chilometri ora che ti rivi a mare. Il muracci in mezzo alle case, cosa bellissimo. L'operatore in realtà abbiamo veramente distrutto l'ambiente, cioè tutta una serie di lavori fatti non tenevano conto dell'ambiente. E il gatto trascurava veramente tutte le minime forme di difesa. L'abbiamo distrutto proprio.
Bussola. Bussola, sosta Bussola all'Oasi Ca di Mezzo. Sorrido per accendere il sole. Ciao Nala, ciao Marta, sempre con noi.